ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro Ginga e benvenuti in questo nuovissimo video della Skyblock Plus. Allora, sono andato un pochino avanti con le missioni, ho farmato un po', sto farmando i cactus per avere 30 cactus, stessa cosa vale per quanto vale per le sue sugar canes. E ho scoperto che lì vicino al portale dell'End spawnano i slime. Non che mi servano per qualcosa, però è utile saperlo, non si sa mai. Poi ho ampliato anche un po' la zona e lì ci stanno pecore e le mucche. Quindi ho spawnato pure un maiale, il che va più che bene. Direi tranquillamente di andare a vedere dove stanno le varie zone da inserire, cioè dove inserire le cose. Qui Jack o' Lantern non mi interessano, un melone inteso come un pezzo di melone, perché qui dopo ci chiederà di piazzare 4 melon block. Quindi aspettiamo che si sblocchi la zona. Ci dà 5 pezzi di gravel. Ottimo, ma sarebbe voluto essere utile prima. 4 e bale. Ok, diciamo che ci sta sempre la cosa che mi dà le cose che non mi apre le ceste. Non capisco il perché. Ok, abbiamo piazzato le 4 le bale e qui si apre e ci dà altri seed. Cosa ci può interessare? Non ne ho idea, perché visto che per farle ce ne hanno date altre di seed. Speravo più in grano, cose del genere. Ok, ora devo trovare dove avevo visto il letto giallo. Immagino che sia dopo. No, qui sono le frecce. Eccolo qui, Yellow Bed, che ho inserito e mi dà tre fiorellini, una fatica per un letto. 5 leather che posso già piazzare in verità. E non capisco perché lo sfondo rosso, però. E non capisco perché mi dà appunto sfondo rosso, però pazienza. E posso, non pensavo che mi desse 5 pezzi di leather, però ben venga, perché erano spawnati dei cavalli e ho approfittato per farli fuori. Intanto sto farmando un po' di cobblestone per quanto riguarda il mob spawner, perché farmare tanti, nel senso farmare tanti mob su quella piattaforma non è che è tanto tanto semplice. Quindi più che altro spero vivamente che col mob spawner riesco a fare qualcosa di meglio. Ok, 5 pezzi di leather. E mi ridà micelium, utile ok, 10 mushroom soup. Ok, il micelium, se non ricordo male, è utile per farmare funghi? Non me lo ricordo, sinceramente. Però quest'oggi non siamo qui, diciamo, siamo per andare avanti con le missioni, ma più che altro non per andare, cioè più che altro per creare quelle zone, quelle farm che ci permettano di farmarle,
perché come vedete lì in fondo sono riuscito a accendere il nostro amico portale. La spada ce l'abbiamo, direi di prenderci giusto giusto qualche pezzo di cobblestone giusto per farmare quanto basta, giusto per farmare quanto basta, cioè per fare gli slab e per poter andare nelle varie zone, perché sì, sono entrato all'interno del portale e quindi sarà sicuramente comodo portarci dei slab, perché ci sono delle zone lì, ci stanno pigman pure di qua. In verità stanno un po' ovunque i pigman. Lì vedo cioè vedo nelle varie zone di qua. Quello sembra un mob spawner di Blaze. Qui non lo vedo, ma suppongo che sia quello di Wither Skeleton. Ora sicuramente, anzi mi sa che conviene andare in questa direzione, più che altro per poter prendere vari blocchi da poter piazzare per fare le varie, diciamo, mura laterali. Spero vivamente di non cadere, anche perché quei tre pezzi di pane sono gli unici e l'unico cibo che mi è rimasto. Però ora che ci penso, ora cercando di sfruttare una farm di pigmen, potrebbe essere utile, nel senso, nel vero senso parola, farlo il prima possibile, non solo per l'oro, ma anche per il semplice motivo di farmare la Rotten Flesh. Ora, ok. I pigman sono spawnati pure di qua e la cosa non è che mi va proprio proprio al genio, quindi direi di approfittare e mettere anche questo blocco di qua. Così in modo se quando attaccherò questi pigman, che cercheranno sicuramente di attaccarmi, perlomeno cercando di scappare, avrò la possibilità di non cadere. Quindi il che sarà veramente veramente utile. Quindi ok, stavo per cadere per colpa di un pigman. Ok, il primo ponte è praticamente quasi finito. Penso di cercare di subito di sfruttarlo, perché allora questo lo penso di piazzerò qui. Ok, possono salire. Spero che quelli da questa parte non siano così intelligenti da appunto da cercare di
venirmela attaccare. Cioè, senza non riescano a passare. Ora, gli attaccali. Ok, anche quelli cercheranno di attaccarmi, ma non ci riusciranno. Perfetto. Che era quello che volevo fare, cioè che volevo in origine. E in questo modo loro avranno una sorta di barriera che non pot e non potranno attaccarmi. E io allo stesso tempo posso attaccare loro. Anche se devo ammettere che la spada mi sta quasi finendo. Quindi spero vivamente di riuscire a farli fuori tutti prima che la spada mi finisca e che qualcuno di loro abbia deciso di darmi la loro di spada. Ok, sono rimasti solo loro due e sono caduto nel vuoto. Ottimo. Perché so ok, sono respawnato qui e non so il perché, sinceramente. Allora, da qualche parte ci dovrebbe essere il pulsantino che mi permetta di tornare. Sperando che ci riesco. Non vedo perché mi servono le teste, però va bene. Ah, eccolo qui. Sinceramente non so il perché. Di questa cosa. Anzi, mi porto pure il. Dovrei avere qualche freccia da qualche parte, esatto. E quindi mi porto pure il tutto ciò che mi serve per continuare a farmare. E quindi io devo tornare all'interno del. Ah, ok, se non ricordo male mi serviranno sicuramente un piccone così posso passare sperando che i miei amici Pigman non ce l'abbiano ancora con me più che altro. Ok, è giusto un paio di blocchi che non si sa mai. Ok, lì ci stanno pure uno scheletro, anzi due scheletri. Ok, ragno e scheletro stanno litigando tra di loro. Il che mi va bene perché in questo modo non ce l'hanno con me. Ok, voi ce l'avete ancora con me? Sembrerebbe di no. E quindi io ne approfitto per. Ah, sto di nuovo in Survivor Mod. Quindi devo obbligatoriamente cambiarmi in Survival Mod. Visto che ci siamo, approfitto per mettere questi due blocchi qui nella speranza che non riescano a sfruttarli per passare. Ok, perfetto, non riescono a sfruttarli. Ok, pure di là ci stanno qualcuno di loro che è stato aizzato contro di me che avendo attaccato questi. E quindi approfittiamo per
mandarli KO tutti. Sembrerebbe che questi sì siano andati KO tutti. Ok, stesso discorso di prima e passo a questi. Ok, questi sono usciti a passare. La cosa non è che mi convenga più di tanto. Ok, quanto pare sono vero, sono riusciti a passare, però dubito riusciranno a passare anche da quest'altra parte. Ok, sembrerebbe che sono solo loro. Ok, ci stanno pure quelli piccoli, quindi. Però saltando dovrei riuscire a colpirli. Ok, perfetto. No, allora perché? Ok, penso che finché continueranno a spawnare e a volermi attaccare. Penso che continueranno a farlo. Anche perché quella zona lì ne sono spawnati veramente veramente tanti. Ora, l'unica cosa che mi è rimasta da fare è, tanto vero, mangiare Rotten Flesh non è la migliore delle idee, però forse è l'unica che possiamo fare ora per ottenere un po' di vita. Ok, intanto il game decide di abbandonarmi. Ah, ok, anche qualcuno di loro, qualcun altro di loro è riuscito a passare. Ora, per quanto invece, per quanto riguarda le per quanto riguarda la vita, non è un, nel senso delle spade, non è un problema, perché come avete visto, ok, sembrerebbe sono proprio riusciti a passare. Ok, tu non dovevi riuscire a passare da quest'altra parte invece. Ok, allora la farm di Pigman sembrerebbe funzionare. Almeno così sembra. Ok, direi l'unica soluzione al momento è quella di prendere un pezzo di... No, di non prendere niente perché sono passati. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io continuo qui a formare, intanto ci salutiamo e ciao a tutti voi.